Adesso parliamo dei vigili del fuoco, l'ennesima denuncia dell'USB oggi appunto con i problemi legati all'igiene della mensa in aeroporto, oggi dai rubinetti veniva fuori anche acqua nera, insomma hanno grosse problematiche anche di strutture carenti, soprattutto di queste. Ci sono stati degli incontri in settimana, sentiamo la testimonianza di Carmelo Barbagallo, USB Sicilia, dei vigili del fuoco. Settimana ricca di incontri per USB Vigili del Fuoco. Lunedì abbiamo discusso lo stato di agitazione regionale a Palermo con il direttore regionale Gaetano Vallefuoco e il direttore regionale Campania Giovanni Nanni. La disamina è stata abbastanza lunga e gli argomenti erano abbastanza complessi. C'è stata un'apertura da parte del direttore regionale che ha accolto le nostre richieste, però sappiamo che risolvere è abbastanza problematico. Su tutto abbiamo citato la riclassificazione delle sedi e l'acquisto di attrezzature all'avanguardia, come termocamere o attrezzature antidefraganti, visti gli accadimenti del 2018 a Catania e del 2019 ad Alessandria, dove purtroppo hanno perso la vita 5 nostri colleghi. Dopo la lunga disamina e le nostre tantissime richieste al direttore regionale, ripeto, c'è stata questa apertura e abbiamo deciso di conciliare, però sappiamo che dobbiamo rimanere sempre sul pezzo perché le problematiche sono tante e devono essere risolte anche in ambito nazionale. Abbiamo richiesto anche l'immediata apertura di distaccamenti decretati come quello di Palagonia e Rocca Lumera. Cosa differente invece è stato alla conciliazione provinciale del comando di Catania. Le tantissime problematiche che esistono nel comando catanese purtroppo ormai sono perpetue nel tempo, si aggravano annualmente e ricordiamo quali la chiusura della mensa dell'aeroporto da parte dei NAS dove si stanno effettuando dei lavori di ripristino totale della cucina e saranno effettuati anche altri lavori da parte della SAC all'interno del distaccamento. Le altre sedi invece rimangono purtroppo con le tantissime problematiche che da anni hanno per i pochissimi fondi. Abbiamo richiesto anche qui l'acquisto di nuove attrezzature all'avanguardia. Abbiamo richiesto che vengano effettuati i caricamenti dei nuovi mezzi arrivati da poco ai comandi. Purtroppo attualmente fermi ai box, anche se questi mezzi sono sempre pochi, vista la vetustà del parco che nei comandi ormai esiste. A Catania rimarrà lo stato di agitazione aperto e sicuramente faremo altre azioni più incisive perché non possiamo più accettare che il comando sia sottodimensionato e che le risposte, anche se scritte nel verbale di conciliazione, rimarranno perpetue. Pertanto chiediamo un intervento immediato dagli organi competenti, quali prefettura, quali i sindaci del comprensorio catanese, quale il dipartimento. Pertanto sicuramente queste azioni più incisive scaturiranno in uno sciopero provinciale. Queste dunque le parole accorate dell'ennesimo appello di Carmelo Barbagallo, USB Sicilia, Vigili del Fuoco. Seguiremo come redazione di Sicra Press questa situazione e l'evolversi per quel che riguarda le richieste legittime dei Vigili del Fuoco. E adesso parliamo del